stagione 2015 e non 2014, come quando nessuno è colpa dei correttori di bozze, fotografo, tutte le responsabilità che tranne la tua, tranne la mia, sempre bravo. Siamo nella nuova sede del Prologo, che non poteva essere meglio inaugurata che con una iniziativa di attività culturale dedicata alla Sicilia, che il nostro amico da lungo tempo Diego Perucco ha sostanziato e distillato in un'opera stampa, ma che in realtà nasce da un lavoro sul campo fatto da molti anni. Quando è iniziato? Ma 2004. Ho iniziato un decennio, quindi forse al termine del decennio ho voluto fare questa prima tappa fotografica, diciamo, di sintesi, perché lui dal 2004 appunto gira questa sterminata isola, perché sembra che non finisce mai, per tutte le cose che vi si trovano e vi si scoprono e vi si riscoprono, poi vengono nascoste di nuovo, in certo senso, ma il che ci dà anche l'idea del fatto di quanto sia possibile fare ciò per colpa anche di qualcuno, nel senso che se tutto il patrimonio storico-culturale fosse mappato, già preciso che le istituzioni sanno dove sono le cose, se ne prendono cura, forse Diego avrebbe avuto meno lavoro in un certo senso, perché sarebbe stata meno dimenticata questa decisione. Invece è talmente dimenticata che ci vuole il fotografo che ce la va a far ricordare. Io non conosco i contenuti del libro, quindi non so quanta parte, quali selezioni, come ha seguito lui il criterio che ci racconterà. Però, vista la vastità dei materiali che in questo decennio molto intenso sono stati raccolti sulla pagina del sito internet Sicilia Fotografica, che è molto ben strutturato, con schede, parole chiave, in tutti i modi uno conosce il nome di un posto e trova, se lui c'è passato lo viene a sapere, e osserva queste belle foto, molto belle anche con tecniche innovative di foto interne HDR, insomma, per dare il massimo della leggibilità soprattutto della documentazione ai siti che lui ha visitato. Tra l'altro, in qualche modo, forse da anche qualche anno, Barucco collabora e fa parte dell'associazione Natura Sicula, che è nata a Siracusa, mi pare. Noi abbiamo qui il presidente dell'associazione, Fabio Monreale, al quale mi lega un rapporto personale, perché lui mi ha fatto conoscere tutto un mondo che non è di cose che si fotografano, ma sono cose che si mangiano, tutte le verdure, siamo tutti d'accordo, le meravigliose verdure spontanee della Sicilia, così fertile, che dove nessuno morirebbe di fame se solo sapesse dove andare a raccogliere e come. E lui ha fatto sempre ogni anno un importantissimo corso di fitoalimurgia, che è fondamentale, io l'ho fatto, ve lo consiglio, anzi a suo tempo già dicevamo che dobbiamo farlo tra Caltagirone e Mineo, eccetera, siamo ancora tutti qui e quindi ci possiamo parlare. Perché appassiona l'argomento, appassiona anche alle passeggiate, perché si scopre un qualcosa in più. A questo punto presente il libro, scusa, l'ha fatto un libro? Sì, ci stavo arrivando. Non lasciamo nulla di non detto. Perché appunto il rapporto con la natura, e questo è anche uno degli scopi dell'associazione stessa, si approfondisce, si arricchisce di una dimensione che potrebbe sembrare strumentale, vado, faccio man bassa, no? Ma non è così, perché questo lui ce lo trasmette, diciamo, nel corso anche sul territorio, sul terreno, con lezioni in aula, si instaura un rapporto con questo ambiente che è spontaneo, non lo devi coltivare, però lo devi rispettare. La pulitura delle verdure in sito, questo non lo dimenticherò mai, per lasciare quindi voglio dire, si crea questa dimensione in cui il visitatore della natura è anche un conoscitore ed è anche appunto in una maggiore dimensione di scambio, se vogliamo, e forse anche un difensore maggiore, perché soprattutto se voglio andare a raccogliere le verdure mi dovete levare tutti i fitofarmaci, le porcherie accanto al campo e via di seguito, quindi va tenuta, diciamo, maggiormente allo stato di come è, di come era. Appunto, ricordava l'amico Nino che questo lavoro di conoscenza naturalistica è stato anche raccolto in un libro che noi abbiamo presentato a Mineo, ma lui non lo sapeva,
quando è stata 3 anni fa al Circolo di Cultura, è stata una delle iniziative di quell'attività, e quindi bene o male il pubblico di Mineo un primo contatto già l'ha avuto, però ci piace periodicamente anzi rinfrescare un po' questi rapporti regionali, perché i rapporti tra le associazioni che operano in varie parti dell'isola penso che sia un'ottima cosa, e noi abbiamo fatto in questi giorni delle belle passeggiate domenicali con amici che sono di Catania, di Ramacchia, via di seguito, quindi proprio perché magari uno sa una cosa in più accompagna gli altri, via di seguito, e quindi ci ripromettiamo in questa vita dell'associazione Prologo di continuare su questa linea di scambi fruttuosi. Io non perdo altro tempo perché abbiamo cominciato un pochino di ritardo, e quindi do subito la parola all'amico Diego, no, all'amico Correale, che sì, una breve introduzione che riguarda appunto l'associazione e il libro specificatamente di Diego. Tra l'altro, tra parentesi, l'associazione Natura Sicula, se non sbaglio, ha pubblicato anche altri studi, quindi tu parlerai di questo. Esatto, benissimo. Ultima postilla però che mi piace presentare fin da subito, chi ha visitato il sito di Diego Barucco avrà notato anche delle sue particolarità, delle sperimentazioni. Oltre al campo interessantissimo e sterminato dell'astrofotografia, su cui tu ti sei molto impegnato anche con interessantissimi risultati visivi, che però forse è un po' fuori dalla portata di ciascuno di noi, molto specialistico e scientifico, la sua curiosità nell'uso del mezzo tecnico è andata anche a scoprire un po' le immagini dell'invisibile, le immagini di ciò che l'occhio non vede, con una particolare strumentazione che permette di raccogliere e poi visualizzare in forma di fotografia la parte di luce, che è la parte dell'infrarosso. Questo infrarosso che in natura o anche nelle foto di ambiente o di persone svela aspetti non così immediatamente intuibili, comunque con degli effetti che se non altro sono molto pittoreschi, ma hanno anche una loro utilità. Quindi le sue esperienze eccetera, questo sarà un piccolo spazio che ci illustrerà, perché è sempre un aspetto interessante. Quindi do la parola a Fabio e ci rivediamo poi con Diego. Vai. Grazie. Signori, che dire, per me personalmente è la seconda esperienza che ho con la Prologo di Mineo. Ci siamo conosciuti qualche anno fa a proposito della presentazione di quel libro che scrissi proprio per necessità, perché avendo avviato da qualche anno dei corsi di fitoalimurgia, cioè dei corsi che mi permettevano di insegnare a riconoscere, raccogliere e cucinare le verdure selvatiche, gli allievi mi chiedevano dove potevano riscontrare tutte quelle informazioni che gli davo. In verità non c'era un testo organico riferito alla flora della Sicilia dove si trovavano tutte quelle informazioni, quindi mi fu fu necessario mettermi a scrivere quel libro che abbiamo presentato proprio in Prologo. Noi stasera parleremo di questa fatica di Diego Barucco, che è stata pubblicata da Natura Sicula. In breve vi dico che Natura Sicula nasce dalla voglia di fare, di dare il proprio contributo da parte di un gruppo di giovani che operavano già da più di un decennio nell'ambito dell'ambientalismo siracusano. Ci siamo messi insieme 7 anni fa e abbiamo costituito questa associazione, un'associazione che è perfettamente quella che volevamo, quella che desideravamo, ecco perché ci siamo staccati da un mondo per crearne un altro, perché ormai sentivamo il bisogno di esprimerci al 100% e di non avere di non lasciare dei campi non esplorati. È un'associazione naturalistica e culturale, questo un po' ci completa, no? Perché sarebbe per noi difficile, ad esempio, trattare di Pantalica Valle dell'Anapo, di quell'area protetta, parlandone solo per gli aspetti naturalistici, e allora diventa necessario dover fare anche approfondimento di carattere storico, archeologico, antropologico, geologico, ecco perché associazione naturalistica.
E devo dire che come associazione, insomma, tra le tante attività di cui si occupa c'è anche quella dell'editoria, che non è uno scopo principale, ma uno degli scopi che sta diventando di gran peso, perché nel tempo ci stiamo rendendo conto, sono passati 7 anni, abbiamo già pubblicato 6 libri e un opuscolo. Quindi questa cosa, insomma, ci fa capire che evidentemente le nostre forze sono sufficienti anche a dare vita a delle pubblicazioni che nel territorio, per gli argomenti che trattano, ahimè mancano. Ecco il perché del successo di tante pubblicazioni. Vediamo, andando avanti, di scorgere qualche immagine. Sveglia. Vai avanti. Ah, comincia dalla fine. Questo lo abbiamo appena pubblicato, questo è fresco fresco di stampa e risale alla, penso che era la fine di novembre. Praticamente Vendicari, titolo del libro, come tutti voi sapete, è una riserva naturale ed è la seconda che è stata istituita in Sicilia. Ed è una riserva naturale che quest'anno, anzi nel 2014, ha compiuto ben 30 anni. E siccome ancora oggi nel territorio siciliano si dibatte troppo sull'opportunità di tutelare o meno dei siti di pregio naturalistico, talvolta addirittura avanzando delle alternative scandalose, villaggio turistico, stabilimento balneare e quant'altro, ci siamo sentiti in dovere di raccontare quanto sia stato travagliato l'iter di istituzione della riserva, quanto è bello trovare 8 km di costa meravigliosamente liberi dall'antropizzazione, quindi dove la natura riesce ad esprimersi al massimo. E soprattutto per, come dire, tutto questo per dimostrare che c'è un altro percorso di sviluppo economico che è molto più sostenibile di delle altre proposte avanzate da interessi, come dire, opposti. Quindi, come dire, abbiamo fatto questa pubblicazione per dimostrare che Vendicari è un modello di sviluppo, ma di sviluppo sostenibile, tanto che nella terza parte del libro, quindi la prima parte la storia, e quindi tutte quelle battaglie, tutte quelle denunce, ricorsi al TAR, che per più di 10 anni hanno, come dire, caratterizzato la genesi dell'area protetta. La seconda parte, la descrizione di tutte le emergenze archeologiche e naturalistiche. Nella terza parte azzardiamo una proposta che stiamo portando avanti. Qual è? Nella zona nord, fuori da Vendicari, c'è ancora 1 chilometro di costa, quindi ne volevano proteggere 9 se volevano, non 8. 1 chilometro di costa che ha le stesse caratteristiche di Vendicari. Ancora non ci sono costruzioni. Una natura meravigliosa a livello faunistico, a livello floristico, vegetazione che si esprime fino alla macchia mediterranea, quindi abbastanza evoluta, latomie e quindi spiagge, dune, quindi come dire, gli stessi ecosistemi che ci sono a Vendicari. Siccome fino a meno di un mese fa abbiamo dovuto opporci ad un progetto di stabilimento balneare nella spiaggia appena fuori da Vendicari, in questo chilometro ancora non protetto, ci siamo, e 2 anni fa l'abbiamo dovuta difendere dalla costruzione di 120 villette, abbiamo deciso di chiedere l'estensione della riserva, così include anche questa porzione, e sarà buona pace per tutti quelli che ci vedono sempre qualcosa che possa diventare business. Vi dico in anteprima, siete veramente i primi a saperlo, proprio ieri abbiamo depositato in sovrintendenza una richiesta di parere che già sappiamo essere favorevole, dopodiché la allegheremo alla proposta di allargamento della riserva che andrà presentata all'assessorato territorio ambiente. Signora?
I tempi. Ecco, i tempi abbiamo esordito, come casa editrice, in verità non siamo una casa editrice, siamo un'associazione che ha la capacità con l'autofinanziamento di pubblicare i libri e i testi che produce. Abbiamo esordito nel 2008 con questa pubblicazione che per fortuna ci fu commissionata dal comune di Bucchieri, il quale attraverso l'assessorato agricoltura e foresta aveva avuto un finanziamento per un progetto di ampio respiro che riguardava anche la realizzazione di una pubblicazione che descrive i boschi di Bucchieri, che credetemi non sono pochi e non sono quelli che sono, come dire, più visibili, più conosciuti, cioè il Bosco Contessa e soprattutto il Bosco di Santa Maria, ma c'è il Bosco Frassino, il Bosco Pisano, il Bosco Rizzolo, sono diverse, quindi, come dire, un volumetto, sono mi pare 69 pagine, che descrive dettagliatamente e dice anche come si fa per raggiungerli, perché sarebbe troppo, come dire, inutile parlare, descrivere e poi non dare le indicazioni per poterci andare. No, ci sono addirittura delle pagine con il percorso tracciato su una mappa di Google. L'anno dopo, siccome ci siamo resi conto che la costa siracusana era la costa orientale della Sicilia più ricca di tonnare, e ci siamo resi conto che molti avevano parlato delle tonnare di Marzamemi, Portopalo, Avola, ma pochissimi avevano parlato di quella che è nel comune capoluogo, la tonnara di Santa Panagia, ecco che ne viene fuori un lavoro di studio, di ricerca bibliografica, di documentazione all'archivio di Stato su quella tonnara, che occupa il primo capitolo del libro, e nel secondo capitolo tutte le altre tonnare di ritorno. In pratica le tonnare di ritorno erano tutte nella Sicilia sudorientale, da Acireale fino a Portopalo. Ecco, terzo volume, questa è una sorta di fotografia delle parole fatta a Siracusa negli ultimi 50 anni attraverso gli occhi di un giornalista, Vittorio De Benedictis, che pubblicava degli articoli su un settimanale e che qualche anno fa è morto. La figlia ha raccolto tutto questo materiale e lo ha pubblicato grazie alle nostre risorse in questo volume, che quindi non fa altro che raccontare il costume, il cambiamento che la città ha subito negli ultimi 50 anni. E qui veniamo al titolo di cui già abbiamo anticipato. Spendo pochissime parole, vi posso dire che non c'era, anzi già ve l'ho detto, non c'era un libro che descrivesse le verdure selvatiche. Guardate che non sono solo verdure da foglia, ci sono anche piante di cui si utilizzano i fiori, le radici, i tuberi, i bulbi, quindi tutte le parti, i frutti, tutte le parti commestibili. Siamo già alla seconda ristampa e credo che quanto prima dobbiamo pensare di fare la terza ristampa. Diego, l'anno scorso, finalmente con noi si trova d'accordo a realizzare questo lavoro. Questo lavoro che, credetemi, è veramente eccezionale sotto due punti di vista, quello letterario e quello iconografico. È un lavoro che mette proprio a frutto queste due potenzialità di Diego, che non sono da far passare inosservate, perché Diego è bravissimo a scrivere, a raccontare, soprattutto a trasmettere emozioni. Ma Diego è anche un bravissimo fotografo che riesce, grazie alla fotografia, a esprimere e a trasmettere quelle sensazioni emotive che diversamente sarebbe difficile riuscire a spiegare con le parole. Andiamo avanti, appunto, perché adesso dobbiamo concentrarci sulla pubblicazione scritta da Diego, Sicilia Dimenticata. Dobbiamo dire che il titolo, lo dico io o lo dici tu? Il titolo non è stato da subito questo, l'abbiamo un po' dibattuto.
Diego aveva fatto, aveva proposto un altro titolo, ti ricordi? Molto lunga, pulissa. Diciamo che questo titolo l'ho inventato io perché era forte, era efficace, proprio due parole per colpire a segno e dare proprio idea dei contenuti del libro. Poi l'immagine di copertina già è abbastanza dimostrativa di quanto materiale fotografico ci sia dentro. La prefazione si pregia di essere stata fatta da un ambientalista ormai grande, ai suoi 70 anni, ma che per Siracusa è una istituzione, anche lui uno di quelli che ha lottato per l'istituzione della riserva di Rendiberi, Pippo Ansaldi. Vai avanti. Allora, il libro è abbastanza corposo. Signora. Sì, ma era vero. Il libro è abbastanza corposo e credeteci, è stato difficile condensarlo in 304 pagine. All'inizio pensavamo di farcela con 200 pagine, ma quando ci siamo resi conto che dovevamo sacrificare troppe fotografie, la fotografia di quelle che lasciano il segno, di quelle che riescono a diventare proprio perfettamente complementari alle parole, abbiamo detto ma vai dai, aggiungiamo altre pagine e così diamo il massimo. 304 pagine, 430 cioè più, ci sono più fotografie che pagine, carta di alta qualità, su questo ci tenevamo perché potevamo usare carta riciclata, ma sulla carta riciclata i contorni, le definizioni grafiche vengono un po' sacrificate. La copertina non solo plastificata ma anche con le bandette, e il costo abbastanza contenuto perché questo, credetemi, per una casa editrice è un volume di almeno 30 euro. Andiamo avanti. Ancora. Allora, guardate, Sicilia dimenticata. Diego praticamente descrive ben 62 siti che ricadono in queste 7 province della Sicilia, quindi non solo Siracusa, che è il territorio più frequentato in quanto vissuto, ma anche Enna, Caltanissetta, Catania, Ragusa, Messina e Trapani. Manca Palermo e Agrigento. Andiamo avanti. Di quali siti parla Diego? Diego parla di siti preistorici, di siti greci, parla anche di siti medievali e religiosi, di castelli come questo, che è più una torre che un castello, e torri, di città distrutte, Occhiolai, quella più vicina a voi, di luoghi moderni, tipo le cave di Pietrapece che ci sono nel Ragusano, e di siti naturalistici, lo specchio di Venere a Pantelleria, il lago d'Ancipa a Troina, il biviere di Cesaro, eccetera. Andiamo avanti. Chi è Diego? Diego è questo. Anche se nella foto allegata al libro ha voluto rappresentarsi con una foto di qualche anno prima, quando aveva più capelli. Guardatelo, non corrisponde perfettamente, c'è un po' di trasformazione. Chi è Diego, in sintesi? Diego innanzitutto è un paleontologo, perché è questa la sua specializzazione. Ma Diego è anche un bravissimo scrittore, che appunto non ha, quando scrive Diego si preoccupa di scrivere emozioni, non di scrivere nozioni. Non di avere, ad esempio, avete letto Diario di viaggio, il sottotitolo del suo libro, significa che lui vi descrive il luogo non in maniera fredda, settica e nozionistica, ma ve lo descrive per la carica emotiva che ha suscitato in lui quando ci è andato la prima, la seconda e la terza volta. Chiaro? È anche un astronomo, guardate, un pazzo, ecco, non aggiungo a un pazzo, quando si parla di astronomia voi vi rendete conto che riesce anche a raggiungere le stelle con la mente. Un bravo compositore, scrive musiche, è anche un abile pianista,
Questo l'ho scoperto, guardate che quando io ho conosciuto Diego non lo sapevo che avesse tutte queste qualità, io l'ho conosciuto come astronomo, perché noi ogni tanto organizziamo delle serate di osservazione stellare e una volta è stato lui a guidare questa serata. Da lì piano piano abbiamo capito che aveva interesse per i beni culturali, poi insomma è entrato a far parte dell'associazione. Solo l'anno scorso scopro che è anche un bravissimo disegnatore, che se l'avessi scoperto prima lo avrei messo a lavorare a fare disegni naturalistici da allegare alle nostre pubblicazioni, e questa è una promessa che lui dovrà mantenere. Bravissimo webmaster, se voi andate su naturasicula.it vi renderete conto, ma anche su Sicilia Fotografica vi renderete conto di quali siti riesce a realizzare. Ci pregiamo di averlo anche come guida ambientale escursionistica, e guardate che partecipare ad un'escursione guidata da Diego significa entrare subito in quel contesto che lui intende raccontare e farvi percepire emotivamente. C'è ancora dell'altro, è il vicepresidente di Natura Sicula. Penso che abbiamo finito, vediamo. Fina. Ci basta. Sì, basta. Però la posso dire una cosa per chiudere. E tutte quelle cose che avete letto, però è senza sciaraglio. Perché in Sicilia funziona così. In Sicilia funziona così, può essere bravo, può avere tutte le professionalità e potenzialità e capacità di questo mondo, però per il lavoro o hai il canale di Renzo oppure non lo riconosci. Di quali siti in concreto vi parla Diego in questo libro? Secondo voi vi parla del Castello Magnace di Siracusa, di cui parlano tutte, ci sono 2000 pubblicazioni, ma completamente, non vi parla del Castello Magnace di Siracusa, vi parla ad esempio di della torre di Mongianino, che pur essendo coeva e sveva anch'essa, molti non conoscono, soprattutto i siracusani, non so voi, ma proprio i siracusani, i catanesi, insomma basta, come dire, allontanarsi da questa zona per non riconoscerla completamente. Oppure coeva anch'essa della chiesa, anch'essa sveva, di Sant'Andrea, quindi Federico II di Svevia ha impegnato non solo nella costruzione di strutture difensive ma anche di strutture chiesastiche come questa che c'è appunto nelle campagne di Bucchetto, dove ci hai portato a raccogliere, dove ho portato a fare una passeggiata a Vito Alimurgica. Sì, guardate questa incisione, il nodo di Salomone, vediamo. No vabbè, quella Diego non vi descriverà nel suo libro la cattedrale, anzi la chiesa di San Giorgio a Ragusa Ibla, ma vi parla ad esempio della tuba di Castiglione, no? Castiglione di Sicilia, non vi parla dei graffiti che ci sono alla grotta del Genovese a Levanzo, piuttosto racconta i vostri casa, quelli di Calatabria, che conoscete voi perché siete del posto, ma guardate che non li conosce nessuno. Questa penso che sia la tredicesima presentazione del libro che facciamo in giro, ma ogni volta che proiettiamo queste immagini tutti dicono: ma dove sono? Quindi. Ok, vedete? Sono stato veloce. Adesso la parola a Diego. Senti, perché mi hai messo questa visualizzazione così, che è anche un pub insensibile, perché io faccio doppugni. Non è insensibile il pub, è solo le tagliate che sono insensibili. No, è proprio così. Allora, un attimo di pazienza. C'è Sapia perché dice. Fabio. Appunto. C'è per caso. Sì, perché sono solo immagini queste? Sì, vabbè, ho capito, ma almeno le vedi così, no? Per mandarle avanti solo quello, okay.
Vediamo un attimo di... Okay, va bene. Okay. Ok, spegnere tutto. Spegnere la luce. Allora, innanzitutto vi ringrazio per essere venuti in questa oscura giornata invernale di freddo, di pioggia e maltempo, per la presentazione di questo libro. Era già da molto che non facevamo presentazioni del libro di Sicilia Dimenticata, quindi ringrazio l'associazione, ringrazio Leone che mi ha sempre seguito attraverso Facebook per gli aggiornamenti, delle foto e tutto il resto. Anche è stato un piacere condividere con lui anche delle passeggiate, delle escursioni, quindi è con grande piacere che ho di farla qui a Mineo, perché secondo me Mineo è molto rappresentata, cioè il territorio che avete a Mineo è veramente ricchissimo. Io ogni volta che vengo dalle vostre parti non finisco mai di stupirmi per la quantità di siti importanti che ci sono, non ultimo ovviamente la Torre di Mongiolino, in stato di decomposizione come si vede. E tra l'altro proprio di recente parlavo anche con Nino che avete nel territorio pure i resti di una delle rare moschee rupestri che devo ancora trovare e che voglio vedere assolutamente, insieme a quella di Sperlinga e di Rometta. E niente, Sicilia Dimenticata in realtà non doveva, tutto quello che io ho scritto in realtà non doveva diventare un libro, io l'ho scritto semplicemente perché era una sorta di sfogo. Io, ritornato dall'università, sono stato a Pisa, ho avuto una sorta di desiderio profondo di conoscere non la Sicilia in realtà, ma conoscere me stesso, la mia identità. Come dico sempre, faccio un esempio: se prendete una persona e gli cancellate totalmente la memoria, chiaramente totalmente la memoria, quella persona non saprà più chi è, ok? Perché noi siamo il risultato un po' dell'esperienza che viviamo attraverso la nostra vita, la nostra identità si costruisce attraverso la nostra esperienza. La stessa cosa la possiamo proiettare con un popolo. Se voi a quel popolo gli levate la memoria, quel popolo perde la propria identità. Se ai siciliani gli distruggiamo tutti i siti archeologici, il siciliano perde la propria memoria, cioè il popolo siciliano, il popolo italiano perde la propria memoria e perde l'identità, ok? Il significato è proprio questo, riscoprire se stessi attraverso il ritrovamento dell'identità e attraverso appunto la storia. Nasce quindi in me l'esigenza di scrivere questi reportage di viaggio per mettere su carta quelle che furono le mie emozioni di queste passeggiate. Da cosa nasce cosa, nel senso che ne scrivo parecchi, poi la storia parla anche di Giuseppe Ansaldi che legge questi miei lavori e mi suggerisce di fare il libro, ma io non avendo le risorse per poterlo fare la cosa muore lì. Fabio ascolta questa cosa e insieme poi lavoriamo per mettere su carta questo libro, queste mie esperienze di viaggio in realtà. E in questo modo appunto ho dato la possibilità anche a chi vorrebbe visitare questi luoghi di poter leggere, di poter ritrovare non solo il luogo a livello storico ma anche a livello emotivo, emozionale. Il libro è di per sé un invito a vedere questi luoghi, tant'è vero che ogni luogo che io descrivo è accompagnato dalle coordinate geografiche, di modo che ormai con le nuove tecnologie è possibile inserire queste coordinate per poter trovare il punto geografico e raggiungerlo in fretta. Ma cosa parla di questo libro? Parla dei luoghi. Ora io vi faccio vedere solo alcune delle foto del libro, così da esempio, per vedere un po', per farvi... No, sì, 436, no? Va bene, c'ho anche l'altra cartella. Per farvi vedere un po' il succo di quello che descrive il libro. E possiamo partire appunto dalla Torre di Mongiolino. Il luogo di Mongiolino, questo luogo veramente dimenticato, almeno per chi non è appunto del territorio di Mineo, ma è un posto che già solo in questa fotografia racchiude ben quattro età della storia. Abbiamo la Torre Sveva, il villaggio, un piccolo villaggio castellucciano qui ai piedi. Abbiamo la chiesetta probabilmente del Settecento, col borghetto. Abbiamo la masseria degli anni 50 o se non prima. Già con una semplice foto questo ci fa capire come frammenti e angoli della Sicilia possono conservare una stratificazione storica veramente millenaria. La stessa cosa che disse Bernabò Brera nel suo libro,
libro di Verona, la Sicilia prima dei Greci, scusate, disse effettivamente che ci sono luoghi della Sicilia in cui la storia è veramente stratificata per migliaia e migliaia di anni, e questa foto potrebbe essere un esempio. Ma la Torre di Mongiolino è di per sé un unicum, non solo della Sicilia, dell'Italia, ma un unicum del Mediterraneo, perché non so, alzi la mano chi c'è stato. Benissimo, un bagnale si è stato. E chi, si è... chi c'è stato si è reso conto, si è reso conto che la torre ha un diametro di 24 metri, ma è concepita a livello strutturale davvero, davvero in maniera impeccabile a livello architettonico, perché la colonna centrale, che ha un diametro di 8 metri, all'interno conserva una cisterna d'acqua. Questo significa che la pressione dell'acqua scarica direttamente sulle arcate, creando una struttura quasi autoreggente anche da contraccolpi esterni. Quindi è veramente una soluzione tecnica straordinaria per l'epoca, siamo nell'epoca sveva. Tra l'altro, almeno fino alla fine del Settecento, la torre era ancora in piedi ed era tutta visibile, ce lo racconta Vito D'Amico. Era su quattro elevazioni, due in muratura e quattro inframmezzate da solai lignei. Ora chiaramente non c'è rimasto più niente, la parte superiore era a imbuto con delle lastre di piombo che permetteva la raccolta d'acqua nella cisterna centrale. Vediamole queste arcate, questa per esempio è una foto scattata all'interno, ma vedete le arcate sono meravigliose, un luogo veramente stupendo, ma veramente pericolante, in condizioni assolutamente... Chi c'è stato è chiaro che ci entra con una certa angoscia, perché si vede queste strutture che stanno lì per cadere. E un altro esempio di fortificazione quasi dimenticata è questa. Qui siamo, pensate, a Pachino. Siamo a Pachino, questa è la torre Scivini di Pachino. Si trova a un chilometro dal centro abitato, è stata restaurata negli anni 90, ma come vedete ora è diventata una sorta di centro studi per drogati, cioè nel senso qua ci vanno i drogati. Sorgono i drogati, ma che c'è male? Che devo sentire, non ci sono altri posti. No, questa è una torre che ci rappresenta un momento storico veramente inquietante della Sicilia. Ci rappresenta il periodo storico tra il 400 e il 1500. Un luogo, cioè un periodo storico che è devastato dalle scorrerie corsare e pirati. Dei pirati corsari e pirati normali, non corsari. Considerate che i corsari erano coloro che erano al soldo del sultano, mentre i pirati erano praticamente chiunque, c'erano pirati musulmani in mezzo e pirati cristiani. E questa torre ci rappresenta quel periodo storico, un periodo che bloccò completamente lo sviluppo economico di tutta la Sicilia, almeno principalmente la Sicilia orientale, perché era quella maggiormente esposta. Si raccontano di storie veramente notevoli. Qui questa torre fu restaurata nel 1494, tra l'altro lì sopra potete vedere la targa, che era la targa di invito all'arruolamento per chi voleva fare il torraro. Ma fare il torraro significava stare qui. Inizialmente il torraro era solo uno e doveva garantire la sorveglianza 24 ore su 24, quindi non facevamo nulla. Appunto, è un problema, era un grosso problema. E praticamente la torre dava bisaglie, secondo due, aveva due metodi contemporaneamente. C'era il fuoco, quindi appiccavano il fuoco, che era il chiamato fano, da cui poi fanale, segnale, e il manzone, una sorta di palla di legno con un'asta che veniva sollevata in caso di allarme. E poi il torraro poteva dare l'allarme attraverso la brogna, cioè quella conchiglia. Ok. E insomma, poi i torrari furono due. Ok, insieme ai torrari si aggiungevano pure i cavallari, ovvero erano delle guardie a cavallo che dovevano percorrere la costa da nord a sud, perché le golette erano molto piccole e facilmente loro si nascondevano sotto le alte scogliere. Loro che facevano? Si nascondevano lì, scendevano e di soppiatto aggredivano. Andavano nelle campagne, nelle masserie. Ma perché? Perché nelle masserie? Perché i massari avevano i soldi, avevano oro, denari? No, loro, esatto, loro cercavano di rapire, cercavano di fare schiavi, perché quello era il petrolio dell'epoca. E
si raccontano storie davvero interessanti. I pirati più cruenti del Cinquecento che Questatore ha visto e ha conosciuto furono tre, tra cui Dracut, Shahedin, Uruchiari, anzi. Quello era italiano, era sì, quello. Esatto, quello era tra l'altro un seminarista calabrese. Sì, Uruchiari, che poi è Uruchiari, Uccelli era sicilianizzato. Ok, andiamo avanti. Un altro gioiello dell'architettura sveva si trova in un luogo dove è sinonimo di mafia, inquinamento e distorsione ambientale. Non è per tutti. Pensate un po', quando ho visitato questo castello, arrivai qui, io non ne sapevo nulla, cioè lo sapevo perché ce l'ho venuto apposta, ma poi arrivai qui e trovai il cancello del castello chiuso. Allora, dovuta fatta la strada, che faccio? Non entro, scavalcando il cancello, ovviamente. Dopo un'ora di fotografia arrivava la volante, ci stavamo portando in centrale. No, poi siccome era il giorno del mio compleanno, la figlia ci hanno lasciato andare. No, era un nostro la rapina che faceva. Questo castello fu danneggiato durante lo sbarco degli alleati, fu bombardato una delle torri. Nasce come fortezza che bloccava la via dell'interno che portava tra l'altro qui lungo la valle dei Marci, ma poi nel 400 già fu trasformato in un palazzo nobiliare, tant'è vero che all'interno c'è un bellissimo rimasto camino monumentale, stupendo. Ed è veramente un posto che andrebbe la pena visitarlo. Qualcuno non lo conosceva, ora lo conoscete, appunto perché il sito è totalmente chiuso. Gela come territorio è un luogo magnifico per quello che conserva. Ci sono dei posti davvero spettacolari, peccato che non sono assolutamente valorizzati. Appunto, questo è un altro luogo che, come vedete, adesso non avete dimenticato, ma vi assicuro che è stupendo. E tra qualche anno non ne rimarrà più nulla di questo posto. Sono le rovine di un altro castello, di un altro fortificio. Siamo nelle zone di Mazzarino, ed è il castello di Grassugliano. Un castello che già fu abbandonato nel 1400, ed è dal 1400 che è in rovina. Quello che vedete sono ciò che resta della sala, probabilmente di rappresentanza, perché è una sala fatta con arcate a ogiva, ed è probabilmente sono rovine del periodo normanno. Ma qui addirittura forse alcuni documenti storici parlano di una Arx romana, quindi addirittura di un insediamento romano. Nella parte qua sotto addirittura c'erano i resti di un abitato forse medievale associato al castello che la foresta ha distrutto per l'impianto di una pineta. Andiamo avanti, e questo è ciò che rimane del castello. Guardate, il castello è veramente incredibile. Allora, arrivati qua sotto, la prima cosa che uno viene in mente è dici: ma come si sale qua sopra? Perché da ogni lato che si guarda è così, è parete liscia, strapiombo. In realtà ci sono due sistemi. Il primo sistema è di entrare dalle cisterne. Io non l'ho fatto, l'ha fatto un mio amico e si è quasi sfondato le braccia. E l'altro sistema è quello di arrampicarsi dalla parte retrostante quasi a carboni. Comunque, arrivati qua sopra è davvero il paesaggio stupendo, siamo nelle zone di Mazzarino. E guardate, di recente quando ci sono andato io avevo già crollato una parete, ogni anno crolla qualche cosa. Andiamo avanti. Quindi trovo la sorpresa ogni anno. Sì, cambia. No, ma se si fa. Lo per te, no? Perché poi trovo le stesse cose non è a cazzo. Sì, esatto. Questa è la parte un po' retrostante, sarete qui, poi la foto la faccio vedere perché quasi inizia a piovere. Ho scattato la foto mentre pioveva. Stato un attimo di raggio di sole, è suggestivo. Un altro posto meraviglioso, il castello di Pietra Tagliata. Qui siamo ad Aidone, ma guardate che meraviglia. Io quando ho visto questo castello in fotografia, mi ricordo una fotografia, una vecchia foto, dissi: non è possibile che abbiamo un luogo del genere qui in Sicilia. E mi mise a caccia di questo castello, di questa conformazione stupenda, come vedete sembra quasi una cosa innaturale, sembra una diga di pietra che taglia in due una valle in maniera assolutamente perpendicolare. Pensate, la parete è alta più di 30-40 metri, quindi è proprio una parete a strapiombo stupenda. Gli antichi la chiamavano Pietra Tagliata, adducendo il fatto che era stato il diavolo, il demonio a fare questo scherzo della natura. In realtà si chiama Contrada Gresti, Castel di Gresti, dal cui termine Gresti proviene dal fatto che nel colle adiacente si trovavano, non so se si trovano ancora, tantissimi frammenti di ceramica, le graste, no? Gresti. La torre è una torre. Diego,
Oppure? Si chiama Castello di Pessimo, perché la famiglia importante del medievale. No, questa è una cosa bella. Sì, che c'era. Che hanno messo una chiara, una lastra di, con l'iscrizione che ci arrivava a cavallo. Castello di Pessimo, perché era una famiglia normale che fu signore del castello, quindi. Ok, ok. E il luogo era già frequentato in epoca greca, perché si trova lungo un passaggio, una strada di passaggio che portava addirittura al sito di Morgantina. Quindi il luogo è già frequentato. Andiamo avanti. Ecco, questa è un'altra angolazione. Si vede qui il castello appurigato, ma in realtà il castello non nasce come castello, nasce come torre d'avvistamento, ed è quella torre piena. Poi furono costruite successivamente gli ambienti interni e la roccia è tutta scavata all'interno. Io ci sono andato sia di mattina che di pomeriggio, che a ora di pranzo, l'ho visitato diverse volte, è un luogo che mi piace moltissimo. Vabbè, qui siamo. Il castello di Serravalle, va bene, questa è una foto che io faccio vedere, di solito molti non lo sanno, ma visto che qui siamo, giochiamo in casa, qui lo sanno benissimo. Il castello di Serravalle, castelletto, nasce come torre di avvistamento credo nel 1300 durante la guerra dei 90 anni causato dai Vespri, e poi ingrandito con fabbriche successive e trasformato in castelletto. Vi dirò solamente che quando ho scattato questa foto me la sono fatta di corsa, perché quel giorno era una giornata totalmente di instabilità, pioveva, grandinava, ecco, questa è stata l'ultima foto prima della grandine. Tra l'altro non c'è rifugio, quindi ci siamo beccati la grandine pieno, però insomma è stato un attimo, è stato veramente un attimo. Va bene, andiamo avanti. Questa è una foto brutta, ma bella per il suo contenuto. Qui siamo, l'ho messa apposta, perché qui siamo a Mineo. Ok, penso che Nino forse già avrà capito dove siamo. No, non ho capito, ma l'ho detto. La... Qui siamo esattamente a pochissimi chilometri da qui, ed è un altro, sono i resti di un altro castello, il castello di Catalfaro. Ora, io ho visitato questo sito esattamente 3 settimane fa, di nuovo, constatando purtroppo il fatto che i Lombaroli hanno distrutto... Sì, recente, nella penultima luna nuova sono venuti, hanno devastato, non proprio qui al castello ma nell'abitato accanto, hanno fatto proprio uno scavo, hanno scavato esattamente dove già avevano scavato gli archeologi, che infatti c'era la rete, e hanno ricoperto lo scavo, e hanno riscavato, va, una strage, ed è un castello di epoca sveva. Ed è una cosa molto interessante, perché qui è stato fatto uno scavo e hanno trovato 3 sepolture nella parte di sella, 2 sepolture a rito islamico e 1 a rito cristiano. Che non scelta sì. No, no, io e quel signore là sotto li abbiamo trasportati e messi al museo. Ah, bellissimo. No, la cosa interessante è che siccome si tratta di una di epoca sveva, noi sappiamo che nel 1246 Federico II cacciò gli islamici. Cacciò le comunità islamiche che non volevano convertirsi, e quindi potrebbe essere che il castello sia stato utilizzato come piccola roccaforte, sarebbe un caso quasi unico nella parte orientale, da queste ultime comunità islamiche prima di essere cacciate, perché questa cosa di creare dei piccoli fortilizi si trova soprattutto nella zona occidentale, dove lì effettivamente abbiamo addirittura il casale di Rocca Busambra, abbiamo Montegliato, Entella, che divennero queste roccaforti tra il 1100 e il 1200, roccaforti islamiche. E quindi questo è un luogo, passando dal Medioevo alla preistoria, non possiamo che parlare di questo luogo, di questo grandissimo reperto, questa tomba preistorica di epoca castellucciana, quasi unica nel suo genere per la bellezza, del fatto di avere delle incisioni che decorano la parte frontale. Poi, la cultura castellucciana ha prodotto i più antichi monumenti della Sicilia a livello architettonico monumentale, e quindi quello che vedete è uno dei più antichi monumenti che abbiamo in Sicilia, e la caratteristica di queste tombe è di avere questi prospetti allargati con queste colonne o semicolonne o lesene, e in questo caso veramente molto raro, di queste incisioni. Qualche anno fa ne ho scoperta io insieme a un altro mio amico di un'altra tomba con incisioni nella zona di Solarino, e se ne conoscono più o meno 3 che hanno queste decorazioni con queste... Lesene. No, con queste lesene, con queste decorazioni a basso rilievo. Ed è molto particolare. Pensate che questa tomba si trova in luogo privato. Ancora il comune di Rosolini, da Lazzaro, non ha voluto
acquistare, non hanno voluto, non hanno potuto, non gliene frega niente. Questo è uno dei luoghi epicentrali della cultura di Castelluccio. Di queste tombe monumentali in questo luogo ce ne sono almeno una dozzina, perché c'erano più di diversi villaggi, diversi assentamenti. Ed è veramente un giardino quasi di tombe scavate nella roccia, cioè è un luogo spettacolare. Il contadino ha distrutto però il villaggio, cioè nella parte superiore la tomba si trova su una piccola scarpata, nella parte alta c'era che si distribuiva il villaggio, il contadino con la pala meccanica per ricavare un cavo, un campo da coltivare, si attira tutte cose. Quindi tanto è vero che se ci si va lì a camminare si trovano frammenti anche di ossa globuli, si trovano lame di selce, si trova poi tutto. Purtroppo è questa la storia. Andiamo avanti. E un altro esempio è questo luogo, che penso che voi avete visto tutti. No. Castelluccio. Castelluccio. Quella che vedete è una delle chiamate tomba del principe, e non solo ha le lesene, non ha le lesene, ma c'ha i pilastri e appunto tomba. La tomba del principe, questo è un caso veramente straordinario, anche per come è preservata. Il Castelluccio, voi mi dite, ma non è un luogo dimenticato. In realtà non lo era, ma ora lo è quasi del tutto, nel senso che è un sito che, sì, viene la foresta a pulirlo, ma non è pubblicizzato. Il turista che viene qui e che magari trova il cartello villaggio preistorico, io l'ho visto accadere, entra, vede le prime tombicelle, rimane lì deluso, non vede altro e se ne torna a casa. In realtà Castelluccio come sito è un sito piccolo, ma c'è la necropoli preistorica, il villaggio con i fondi di capanne, il santuario preistorico, c'è un ipogeo greco, forse santuario greco, c'è il castello medievale, c'è una grotta con gli affreschi che sono i più belli della Sicilia sudorientale, secondo me. Un frantoio terrestre, c'è tanto. Esatto, e come vedete, insomma, ora tra l'altro è stata rifatta la staccionata, ma l'hanno rifatta con legni del posto, quindi insomma. Insomma, purtroppo è un sito abbastanza dimenticato. Andiamo avanti. Un altro sito dimenticato è questo. E voi dite, ma la vista è una pecciaia. No. In realtà guardate cosa c'è. Guardate. Cos'è questa? Siamo a Petraro, e questo è uno dei rarissimi esempi rimasti superstiti della traccia di una fortificazione preistorica di un villaggio. Questo muro che vedete, questa è una torretta di difesa, e questo è ciò che rimane del muro con l'altra torretta qui. Questo è veramente un caso ormai quasi unico che abbiamo in Sicilia di sistema difensivo di un villaggio preistorico. Accanto a questo luogo c'è una bellissima discarica, ci passeggiano le mucche, insomma ci può venire chiunque a distruggere sotto, praticamente sì. Nella parte scappata di sotto ci sono anche, c'è la Timpadieri, c'è un villaggio praticamente scavato nella roccia di epoca tardoantica, bizantino, insomma è un posto anche questo qua bellissimo. Ogni tanto ci vengono a fare delle pulizie, ma sono sempre gruppi di associazioni private, ed è un altro sito purtroppo, ahimè, dimenticato, che di cui ho dovuto appunto discutere nel libro. Andiamo avanti. E allora? Fantastica. Guardate bene. Un altro suolo, quanto sito veramente dimenticato. Si perché se la Fantastica non era proprio dimenticato, no? No. Non un po' però. No, si è ancora. Vicino a me, quindi si accusa. Sei fantastico. Cassibile, la necropoli di Cassibile, questa è. A 10 km da Siracusa abbiamo una piccola pantanica di quante tombe saranno? 2000 tombe. Sono 2000 tombe che sono un periodo praticamente successivo alla Pantanica 1, la fase di Pantanica 1. È il periodo in cui le popolazioni indigene si spostano verso la costa, abbandonano gli siti montani e si spostano verso la costa. E questo luogo appunto fu frequentato, questa è anche una bellissima necropoli particolare, come vedete anche questa non fruibile ed è molto difficile da poter visitare, perché come vedete è infrascatissima, però è molto affascinante. E qui siamo allo sbocco di Cava Grande, della Cava Grande del Cassibile. Si vede anche dall'autostrada, se uno sa dove guardare ovviamente. Quando si vede bene dall'autostrada quando sei all'altezza di Cassibile, piuttosto che guardare la tonale, guardate solo l'entroterra dove c'è la foce della fine della Cava Grande, si vedranno dei buchi. Sì.
E questi cosa sono? Oh, beh, non li sapevo. Non li sapevo. Qui ci troviamo, io mi trovo in piedi, esattamente, uno dei siti preistorici più importanti non solo della Sicilia, ma quasi di tutto il Mediterraneo. Ogni libro di preistoria che voi aprite e leggete la storia della preistoria della penisola italica, leggete il nome di Stendinello. Stendinello, questo che vedete sono i resti di una capanna del Neolitico. Stendinello, un luogo che si trova a circa 2-3 km dall'uscita di Siracusa, è una discarica. È stato trasformato quasi in una discarica. Se voi andate lì, veramente rischiate davvero di tagliarvi, di respirare amianto. Di respirare c'è amianto. La fabbrica di Eterni. C'è la fabbrica di Eterni. Questo è un luogo tra i più importanti. Tra l'altro, lo scavo ha riguardato solamente un pezzettino del villaggio, la capanna che vedete, i resti della capanna che vedete, ma in realtà l'intero villaggio è ancora sottoterra. C'è addirittura rimasta anche la trincea. Il villaggio era un villaggio trincerato. Avevano fatto uno scavo. Del diametro era un'ellisse di 290 x 150 metri, quindi uno scavo scavato nella roccia, ancora interrato, che potrebbe nascondere segreti archeologici interessanti. Purtroppo è veramente una vergogna che ogni siracusano si deve macchiare per il fatto di non aver mai curato questo sito, perlomeno averlo incluso, metterci un cartello, niente. Andiamo avanti. La testa era da applaudire. Quindi è inutile dire altro, ma è veramente un luogo straordinario. Questo rappresenta un po' quello che rimane delle popolazioni indigene, di quell'areale, ti ricordi, abbiamo discusso di quella specie di riserva indiana che nel VII secolo, diciamo, a partire dal VII secolo divenne queste zone del Calatino. E queste appunto veramente sono immagini che mi commuovono da questo punto di vista a livello proprio storico. E l'altra, ad esempio, andiamo a giocare col cellulare, no? l'altro è sempre Caratapia, questo è un cervo, una sorta di fotografia del passato, ed è veramente qualcosa di incredibile pensare che, a noi ci sembra così strano pensare che questi luoghi erano popolati da cervi, ma in realtà c'erano diversi tipi di animali, diverse faune, ed è veramente una fotografia. Chi ha disegnato questo cervo, il cervo l'ha veramente visto, il cervo nativo, ed è emozionante. Abbiamo parlato della Cuba di Castiglione, un luogo, anche questo qui, semi dimenticato, che se uno non lo conosce non lo trova, in effetti. La Cuba di Castiglione è una chiesetta che si trova lungo la via dell'Alcantara. Lungo questa via era piena di queste piccole chiesette, ce ne sono diverse, tra cui questa è quella sicuramente quella più importante. Ed è una chiesa che non si sa se è di epoca bizantina o normanna, perché presenta un po' una commistione di stili greci e latini, stili greci nella pianta, nella simmetria quadrata in cui era chiusa, ma latini per il fatto che l'interno ha una struttura basilica con una navata centrale e due navatelle laterali. E quindi è una cosa, ancora un mistero su cui gli studiosi si stanno un po' dibattendo. Tra l'altro, ai piedi vicino all'ingresso fu ritrovata una tomba che, in cui c'erano anche monete di epoca bizantina, quindi potrebbe essere un restauro poi normanno, c'era qualcosa di precedente. Pensate un po' che prima del restauro era un pollaio. Prima del restauro era un pollaio. E se vedete le foto che hanno restauro erano in condizioni assurde. E qui dove siamo? Non l'avete vista? Badia! Sempre da vicino. Siamo da queste parti. Questa foto è risultata. Mai vista? Questa è una foto che è solo di un miracolo. Mi si è accesa una luce quando io ho fatto la foto, è una divinità. Guarda, no, sto scherzando. Se è un miracolo perché una volta arrivati sul posto il sito era recintato, ma stranamente il cancello era aperto. Un miracolo perché non solo, ma c'era pure un tizio che stava curando il prato, che stava dando annaffiare. Stava annaffiando un giardino allucinante. C'era una cosa che veramente non mi è mai successa, trovare un luogo aperto, incredibile. E tra l'altro un altro miracolo fu che non morimmo nel scattare la foto, perché vedete lo sfondo è nero, è oscuro, ecco, e quello è una grandinata in arrivo. C'è il sole che è ancora. Dopo scattare la foto è uno con cui non dovremmo andare in giro. Grazie. Andiamo con tutto lo piove. Basilichetta di San Giovanni.
probabilmente è una struttura di epoca bizantina e non aveva altre strutture attorno a livello proprio di era forse una chiesetta aperta. Poteva salire dietro, chiusa da una dopo casa io vuol dire che c'erano già delle altre strutture sì, meno quello che in base a quello che erano le informazioni, questa è l'informazione dell'invertine, tu la chiesta la classe che vuoi tenere avanti, ma non è così, va bene, no, va bene, stiamo con l'esperto, va bene. Un altro, questo per esempio è una stalla. Ora pensate voi che qualcuno si scomodasse tanto per costruire, scavare nella roccia una stalla, in realtà oggi è una stalla. Ma nel 700 dopo Cristo era una delle più grandi chiese degli ebrei, 86 metri quadrati. Quello che vedete è il vestibolo d'ingresso e siamo a Bibbinello, vicino a Palazzola Greca, ed è una delle chiese più grandi degli ebrei. Vi farò vedere un'altra foto. Questa qua è il suo interno, veramente grandissimo. Oggi, nonostante sia riconosciuta come chiesa, permettono ai contadini di portarci le mucche. E quando veramente diciamo siamo nel periodo in cui magari ce le portano spesso, qua dentro non si può entrare, ci vuole la barca a reni, sulla carca. Quello che si vede qui, vabbè, la foto, faccio vedere solo questa, perché il resto sono il libro e vi comprate il libro per le altre foto. Ma si intravede lo scalino che separa la navata dal presbiterio, ok? Veramente è una costruzione notevole, enorme, grandissima, ed effetto. Un altro luogo davvero vergognosamente non abbandonato, perché non è abbandonato di per sé, ma abbandonato dalle istituzioni, non da chi lo cura, da chi cerca di fare qualcosa. Siamo a 20 metri sottoterra, ci troviamo vicino Palazzolo, ed è i resti del monastero di Santa Lucia di Mendola. Santa Lucia di Mendola, che non è la Santa Lucia siracusana, è un'altra santa, è una santa vedova romana, e questo qua era il luogo di culto. Pensate che c'erano quattro chiese in questo posto. La chiesa, io quando ho fatto questa foto avevo la chiesa rupestre alle spalle, la chiesa ipogeica alle spalle, ed è una chiesetta di rito greco che è stata scavata per intercettare una sorgente d'acqua miracolosa, perché lì si è verificato un miracolo, e lì ci venivano in pellegrinaggio da tutta l'Italia in quel periodo, ed è una chiesa scavata così in profondità, e ci sono due gallerie d'accesso. Dalla chiesa epigeica si scendeva e si faceva una sorta di percorso di pellegrinaggio e si risaliva verso l'esterno, dove poi c'erano le sepolture e la parte alta. I normanni restaurarono questo luogo perché era un luogo fondamentale, siamo nel 1100, e tutt'oggi non si può visitare perché è chiuso in quanto pericolante. Ci vorrebbero alcune centinaia di migliaia di euro per renderlo visitabile. Purtroppo, nonostante l'associazione che lo cura, l'associazione appunto Santa Lucia di Mendola, si sta spendendo molto, non è riuscita ancora a recuperare i soldi per poter rendere fruibile questo posto meraviglioso. Le altre foto nel libro. Allora, questo è un altro posto dimenticato, scoperto da un francese nel 1700, scoperto da Jean Guéry, il pittore francese. Questa era, in mezzo alle campi, tuttora il luogo si trova in proprietà privata. Vedete qua che c'è un muretto a secco? Sì. Ecco, questo muretto a secco non è altro che la versione moderna della via Erolina, ovvero ormai la via Erolina è solo alcuni tratti e una trazzera, quindi era un luogo accanto a una via di passaggio. Questa struttura monumentale che vedete, di cui se ne accorse il brillante pittore Jean Guéry, che non è un archeologo, ma passando di lì con la carrozza si accorse di questa struttura, che non mi sembrava una casetta, un crudele di casetta, ma bensì un luogo di culto, una chiesa, forse una cupa di epoca bizantina. Orsi qui venne, fece lo scavo, trovò strutture addirittura di epoca romana, forse una casa romana, una fattoria romana con delle tombe che ora sono ormai andate perdute. È chiamata Favorita, tempio o tempio della pitturata, perché a quell'epoca, a tempo di Giove, ancora si vedevano delle pitture, ed è stata utilizzata come luogo di culto, quindi. Qui ci deve stare San Basilio. Vabbè, questa passiamo veloci e non deve parlare. San Basilio, no, parte che non è che loro non lo sanno. Benissimo, no, va benissimo, per farvelo vedere bene. San Basilio, luogo di
pellegrinaggio di Fazzello, cioè, ci sono venuti tutti, tranne noi, nel senso che Monte San Basilio è una sorta di città, una cittadella fortificata ai limiti che faceva probabilmente capo a Leontini, faceva capo per la sorveglianza delle campagne e delle vie d'accesso verso l'interno. All'epoca chiaramente c'era il discorso degli indigeni, c'era la zona appunto del Calatino che era governata da un po' dalle strutture degli indigeni, e Orsi fece una supposizione: nella parte alta di questo promontorio c'è questa sorta di grande struttura sotterranea costruita con queste 32 colonne, se non ricordo male, e chiusa con un tetto. Orsi suppose fosse una cisterna. Altre teorie moderne, uno addirittura ha supposto fosse un granaio perché ha fatto dei confronti, ed è comunque un luogo che lo frequentano molto spesso i lombaroli, ed è un vero peccato che il luogo sia ancora abbandonato a se stesso, in per sé. È davvero un vero peccato perché potrebbe essere una grande attrazione. Mi pare che appartenesse a San Salvatore di Guapari, era un'indipendenza di questo monastero messenese. Sì, tra l'altro San Basilio come luogo, se tu mi ricordo, era stato utilizzato nel Medioevo, fino al Medioevo, fino al 1400. E tu lì hai trovato anche roba interessante, mi ricordo. Poi qualche volta mi ci devi portare, ci devi andare a stiamo. E questo è un altro sito, Monte Turcisi, ci siete stati, no? Guardate, questa foto secondo me è abbastanza emblematica, perché fa vedere le strutture della fortificazione greca con ciò che questa fortificazione sorvegliava, i campi della piana di Catania. Le coltivazioni. Lentini sorge l'unica colonia greca a nascere non sulla costa ma all'interno, guarda caso, e probabilmente la scelta è stata fatta appunto per essere più vicini a questo che era il granaio veramente della Sicilia orientale. È davvero molto, quasi quasi la fondazione rispecchia più una dinamica iniziativa indigena che greca, ma soprattutto per il fatto per essere avere una reale più spostata nella zona appunto di queste coltivazioni. Sì, davvero, questo è un luogo stupendo. Sì, questo... Se ti interrompo, ma c'è un altro problema là. Lentini era una colonia calcedese, mm-hmm. quindi era il tentativo da parte di Catania e Naxos di bloccare l'espansionismo siracusano che era Doris. Sì, sicuramente sì, in questa posizione gli bloccava anche l'accesso alla... Va bene. E questo? Guarda, siamo sospesi. Colorato. Sì, colorato, cavolo. È colorato. Qui siamo sospesi a 200 metri sulla cava. No, lo riconoscete da qua? Non sto riconoscendo. Da questo sentiero fatto così. La zigzag. Qui siamo a Cava Grande del Castiglia. Io sono all'interno della grotta chiamata Grotta dei Briganti. Questa grotta è un grottone immenso che custodisce ciò che rimane di un villaggio, proprio un villaggio rupestre, un villaggio dove addirittura ci sono tombe tardo antiche, bizantine. E alle mie spalle, la foto non si intravede già qualche esempio, qui ci sono i resti delle stalle, addirittura in alcune stalle è rimasta lo strato del basamento della stalla, cioè degli animali. Davvero incredibile, un posto affascinante a livello paesaggistico, davvero, davvero un bel posto. Qui, no, beh, questa è una foto fuori contesto, perché qui siamo in Abruzzo, queste sono le montagne dell'Abruzzo, no, sto scherzando, qui siamo addirittura, sembra veramente un paesaggio appenninico, ma in realtà pensate, siamo nel lago artificiale, chiamato il lago d'Ancipa di Troino. Tu hai detto mi chiamo subito, vabbè, tu le mie foto le conosci, e c'è pure vabbè, no, questo per la foto in sé per sé, vabbè, a parte un po' la luce che è affascinante, eccetera, di per sé fa capire quanto è multivariegato il paesaggio siciliano, cioè si passa dai deserti quasi dell'Etna, del paesaggio vulcanico dell'Etna, a situazioni quasi appenniniche, alpine, nelle Madonie e nei Nebri. Davvero, questa è una foto appunto che deve evocare in questo aspetto. Arriviamo all'ultima. E qui dove siamo? Una zolfara. Una zolfara? E dove si fa? Aspetta, vediamo il signor Giovanna. Dove si fa? Roccia calda.
Sbagliato. Un po' più alto. Posso sbagliare. Siamo sulla cima del, dell'Etna. Quello che vedete è il cratere centrale. Quello che vedete è il cratere centrale dell'Etna. Ed è un luogo davvero stupendo che almeno una volta nella vita bisogna fare. Sicuramente l'esperienza. Quando è ferma. E arrivare nel punto più alto della Sicilia, avere proprio i piedi. Intera isola, davvero è una cosa emozionante. Quel tizio là sopra che vedete sul punto in alto, che si chiama Fortunato, no? Di nome o vogliamo capire? Di nome, non l'hai capito. Fortunato nel nome, ma anche nella vita, perché è conosciuto da giù, comunque. E davvero per un attimo è stato l'uomo più alto di Sicilia. In Sicilia. Veramente emozionante. Va bene, con questa diciamo chiuso. Questa veloce carrellata, non soltanto anche difetto perché l'orario penso che sia già abbastanza tardi. Ora, cosa? No, dico non c'è nient'altro. No, non c'è nient'altro. Ora, Leone, mi ha detto. Luci. A luci, successo? Sì, poi con Leone abbiamo parlato, non so. Complimenti, grazie. Sì, abbiamo detto del discorso della macchina fotografica, insomma della fotografia all'infrarosso. Vi faccio vedere velocissimamente qualche scatto per farvi rendere conto. Veloce. No, per farvi capire il discorso dell'infrarosso come tecnica. Sì, allora questa qui non è una foto all'infrarosso, ma il suo corrispettivo, vediamo se lo trovo, ecco, le foto all'infrarosso hanno la caratteristica. Hanno la caratteristica, la foto all'infrarosso, di la luce all'infrarosso in effetti viene riflessa completamente, guardate, questa è la grande incassibile. Come vedete le foglie delle piante appaiono bianche, l'acqua diventa nera perché l'acqua assorbe la radiazione infrarossa, le piante la riflettono, quindi giocando un po'. Con questo si possono ottenere degli effetti abbastanza particolari. Guardate le foglie che sono completamente bianche, riflettono come ora questo io allora, queste foto nascono perché dovevo allestire, cioè mi è piaciuto fare una sorta di mostra perché è una cosa abbastanza rara vedere questo genere di foto e poi la cosa non è nata, però sono foto di paesaggio. Quando si fotografano invece i volti delle persone, la fotografia di infrarosso ha la caratteristica di fotografare uno strato di 2 mm sotto la pelle, quindi scompaiono tutti i difetti della pelle e praticamente si ha un aspetto quasi per porcellana. Sì, l'abbiamo visto, sì, perché lui ci ha fatto delle foto su sì. Ora vi faccio vedere perché ho portato la macchina fotografica con cui si possono fare questi esempi. Sono effetti molto particolari. Sarebbe bello veramente fare una piccola mostra. No, infatti. No, sono bellissimi. Sì, vado molto velocemente. Questo è il corrispettivo della foto infrarosso. Ma ora ci sono vari filtri per l'infrarosso. Queste qua sono state scattate con un filtro a 720 nanometri che permette anche di fotografare una parte del visibile, tant'è vero che qualche colore esce. Poi ci sono i filtri più estremi da 800 a 1000 nanometri in cui si entra nell'infrarosso puro e la foto è totalmente bianca e nera. Io preferisco questa via di mezzo in cui si può tirare anche fuori un po' di colore. Accendiamo le luci, faccio vedere velocissimamente come funziona sta cosa, ma è molto più semplice di quanto possa sembrare. Praticamente questa macchina fotografica, che tra l'altro comprai quando mi laureai, dopo i soldi della laurea, è stata violentata in quanto i sensori delle macchine fotografiche, di tutte le macchine fotografiche, sono molto sensibili all'infrarosso. E allora le case costruttrici cosa fanno? Sopra il sensore inseriscono un filtro chiamato IR-CUT, cioè infrarosso tagliato, cioè tagliano, non permettono al sensore di imprimere la radiazione infrarossa. Che cosa ho fatto io? Ho preso questa macchina fotografica e l'ho spedita a un tizio che mi ha tolto questo filtro, in modo che ora il sensore prende tutto il campo visibile e infrarosso. E allora per fare solo l'infrarosso ci vuole poi il filtro. E allora si prende l'obiettivo, si mette l'obiettivo senza farlo cadere e si mette il filtro. Questo qui è l'infrarosso, a 720 nanometri. Che praticamente sembra nero. Sì. No, è nero, cioè praticamente tu lo vedi nero. E quando devi guardare non vedi una mazza. Uno deve vedere, okay. Rosso, non è rosso, è nero.
Poi, ora che succede? Quando si toglie il filtro, il sensore è starato, nel senso che l'autofocus caput. L'autofocus caput significa che la messa a fuoco si fa per tentativi. Ora c'è un altro sistema, questo qui è il sistema quello proprio da Marro, ma il sistema quello più concreto sarebbe di sostituire il filtro del CAT con un filtro in rosso già in macchina. Ok? Su questa macchina non si poteva fare. Ci sono altre macchine fotografiche che io domani penso di fare, cioè comprare una macchina fotografica apposta per modificarla per questo genere di foto. E questa è l'unica soluzione. Quindi se io ora scatto una foto, vabbè ora ma la scatto la foto. No, non la posso scattare. Non c'è la batteria, l'avevo messa in carica. Ah, ok. Dimenticavo questa cosa. Vabbè, comunque, si scatta la fotografia appare completamente rossa. Poi con Photoshop si fa un bilanciamento molto rapido e le foto diventano come quelle che vi ho fatto vedere. Ok, mi dispiace, però mi sono sparato. No, ti volevo dire una cosa. Quando invece tu utilizzi questa macchina senza il filtro introdotto, ti funziona comunque come una camera normale con qualcosa di diverso? Allora, intanto non c'è più l'autofocus. I colori sono orientati tutti sul rossiccio, cioè le foto ti vengono come se fossero rosate. A quel punto tu basta che fai un bilanciamento del bianco, cioè fai, sì, io in questo caso cosa farei? Se devo fare, devo usare una macchina come una macchina fotografica normale, scatto una foto su una parete bianca che la utilizzo come modello per il bilanciamento del bianco. Dal momento in poi io posso scattare tutte le foto che voglio su computer e poi bilancio in base a quel bianco che ho fotografato. Ok? Allora, la prossima volta faremo questo esperimento perché mi rimarrà la curiosità. Tu intanto invece queste foto ho visto che erano del 2010. Sì. Quindi hai in qualche modo detto questa idea che di seguito, che però poi hai avuto altre cose da fare. Sì, ho avuto altre cose, poi è chiaro che se uno vuole fare una mostra, insomma ci deve essere qualcuno che te lo organizza, ci vuole stampa, ci vogliono soldi. Quindi però è una cosa accantonata. È chiaro che se devo fare foto all'infrarosso devo uscire con tre macchine fotografiche, perché le due che sono la mia, quella che utilizzo per i grandangoli, quella per il tele e poi questa, significa che io divento un altro canale praticamente. Allora noi diciamo che abbiamo dato oggi questo piccolo assaggio di questo argomento che svilupperemo. Ti prometto che se facciamo una passeggiata assieme la porto. Ah, ottimo. Così io avevo portato anche penso un faro, perché mi dicevo l'altro. Però visto che faremo una gita insieme, ci sarà il sole. Sì. E ci aiuta. E tu guarda che giorno ci sarà il sole. Faceva così, buttava il nido e c'è un solo d'accordo. Io volevo cogliere una considerazione conclusiva a questa volta, perché ci sono dei dati che forse noi non abbiamo sentito, tranne che nel clima freddo di questa sala. Tutte cose niente, io vorrei scaldare, ma non ci sono scaldare. Ma ci sono le scuse scritte, però il punto qual è? Che noi ci siamo visti l'altra volta che tu sei venuto e cioè, fatti vedere la appunto nuova nel senso proprio che hai visto, eravamo ancora con le scarpe. Ora, la cosa che secondo me ci accomuna un po', io quando ho conosciuto anche Fabio, la bellezza di ormai 3 anni fa, abbondanti forse, forse anche io 4, non ero da moltissimo tempo in Sicilia, devo dire. E da lontano, stavo a Roma, che ci fosse un attivismo, una vivacità, un'attenzione, magari di piccoli gruppi, piccoli nuclei, però molto agguerriti se vogliamo, e anche proprio contro tutto e tutti per certi versi. Come mi si è subito presentata agli occhi l'associazione Natura Sicula, appunto era totalmente ignoto. Quindi è stata una scoperta, benissimo. Gruppi archeologici ambientalisti li ho conosciuti nel Lazio, romano e via dicendo. Però riscoprire qui queste realtà così attive è stato veramente un elemento importante, ma soprattutto ne ho notato l'attivismo e la volontà di non perdere tempo. E questo, e qui mi ricollego al nostro freddo. Noi neanche l'abbiamo inaugurato questa sera, ancora con l'inverno, ancora senza le strutture, però un piccolo evento. Che oggi questa cosa che abbiamo voluto fare è proprio per dire ci stiamo dando una mossa, l'anno è cominciato e
noi ci siamo dentro. Tra l'altro, io ciò che Fabio non vi ha raccontato, perché si è soffermato su uno dei tanti esempi di battaglie ambientaliste che è stata appunto e che ancora è in corso per l'allargamento e l'ampliamento di Vendica, in realtà io spesso sulla cronaca mi capita di tornare a trovare iniziative di natura circola del Tradizio, del Caracaio, luoghi che vengono appunto portati all'attenzione perché c'è qualche pericolo, qualche problema, via esempio, sempre con una un'azione sul presente, voglio dire, che è in qualche modo una supplenza a quelle iniziative che dovrebbero essere più patrimonio di un più ampio mondo di società civile, di stampa, di informazione, di politica anche se vogliamo. Dice, ma Natura Sicula fa politica, la selezione prologo di Milano fa politica, ma si trova in situazioni in cui non può non farla, ma ovviamente chiama. Non la fa dentro i partiti. Non la fa dentro i partiti, perfetto. Ma fa politica, come tutti noi facciamo politica anche quando andiamo al supermercato. È quella la concezione che appunto noi influiamo comunque, anche se pensiamo di essere l'ultimo luogo del carretto, l'ultimo dello scarretto, in realtà probabilmente siamo nella nostra anche indifferenza compartecipi della decadenza o delle dimenticanze che abbiamo. Noi credo che abbiamo questo che ci assomiglia un po', come varie associazioni di questo genere, che volendo, e mi riferisco in particolare degli esempi come Pantalica ed altri, il sito di Vendica è diciamo, un luogo di esempio di sviluppo. Che cosa vuol dire? Che vogliamo o aspiriamo a una Sicilia, un mondo senza esseri umani perché fanno solo danno? No, una certa immagine dell'ambientalista diciamo integralista dice questo, dice no, dove c'è persona non fa danno, vediamo che diventa. C'è quest'altra chiave che forse dopo un cinquantennio un po' di infatuazione modernista, appunto, palazzi di là, residence, grandi opere dappertutto, polo industriale e via devastando, ci dice oggi una cosa diversa. E io soprattutto queste gite che abbiamo fatto di seguito, ma questa scoperta dell'interno, delle campagne, delle zone non urbane, ci dicono una cosa, che oggi noi siamo in una fase che non c'è mai stata prima. Perché se parliamo della Diana come granaio, delle zone dove c'erano i pastori, eccetera, eccetera, parliamo di posti dove c'era un sacco di gente, erano vivi, erano grandi, caladistiche, non c'è più un cane. L'ultimo posto dove siamo stati c'erano i resti di un pastore che c'era stato fino a qualche anno prima, non c'era manco più lui, perché già il figlio c'era. In che senso è stato il pastore? No, resti in il pastore. Quindi qual è l'appuntamento secondo me con la storia in cui ci troviamo adesso noi? Che abbiamo spazi enormi che non si sa più a che cosa servono, perché l'abbandono delle campagne di produttività e di seguito li rendono possibilmente aperti a nuove potenzialità, eccetera, ma che ci dobbiamo un po' inventare, voglio dire. Questo è il nostro ruolo, se vogliamo, di andare a proporre queste riflessioni. Tra l'altro con le gite abbiamo anche conosciuto chi promuove il territorio, pur non essendo siciliani, che amano tanto questi luoghi, che vengono in qualche modo a colonizzarli turisticamente, come fare lo nuovo. E se il tedesco gli piace la Sicilia, ma non gli piacciono i siciliani, perché sono un po' poco seri, impianta tutta una serie di istituzioni per cui con l'albergatore, con il ristoratore, con la guida, è sempre in Germania. Però quindi, questo è un problema. Nulla a criticare della sua giusta esigenza di trovare un livello politico, però perché non siamo in grado di essere a quel livello diciamo di serietà per un circuito europeo? Credo che i libri e i siti internet, compagnia bella, sono delle vetrine aperte al mondo, poi però la gente verrà. E quindi dovremmo anche, dopo aver fatto vedere tutte queste cose, dobbiamo vedere un po' di stendereo, un po' di stendereo, appunto dico, sarà come le nostre bombe, possibilmente delle potenzialità occupazionali, chi lo sa, abbiamo questa speranza verso il futuro.